C'è nessuno? C'è nessuno? Thank you.
vista la particolare gravità del suo stato, la morte del suo caso, di pensare di una liberazione. È una mazzata, eh? E poi dicevano, ci dica se vuole ricevere le ceneri, e il prezzo 5 marchi per mandarti le ceneri. Il problema però era che ammazzavano, per esempio, Berlino era una grande città, ma non pensate alle dimensioni di oggi. Se io oggi ammazzo 5 persone più o meno dello stesso quartiere, arrivano 5 lettere, i genitori è possibile che si conoscano tra loro. E loro cominciano, come sono morti tutte e 5 nel giro di una settimana? Allora prendevano la mappa di Berlino, Berlino è una grande città, e dicevano, allora oggi ammazziamo solo uno di questo quartiere, uno di questo, uno di questo, uno di... in modo che non si comunichino tra loro. Poi ammazziamo tre di questo quartiere, ma questa lettera la facciamo partire oggi, quest'altra fa una settimana, quest'altra fa un mese. E poi chiamavano un medico a dire, senti, noi abbiamo ammazzato questa persona. Trova nella cartella clinica una causa di morte credibile. Per cui se questa persona aveva una malformazione cardiaca, gentile signore, suo figlio è morto per l'arresto caso circolatorio, sai, ha problemi di morte, di, che ne so, di polmoni. Ora un medico, cioè oggi il medico esce di casa per andare a curare i malati, questo esce di casa per inventare cause di morte coerenti con la cartella clinica, sapendo che quella persona era stata assassinata, anzi molto spesso avendolo assassinato. Capite? Cioè non capite, non capiamo nemmeno, io capisco come si possa arrivare così, a questa cosa.